Cosa devi fare se devi riposizionare i termini di un confine del tuo terreno? Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Oggi volevo affrontare l'argomento riconfinamento ed in base alla mia esperienza dirvi quali sono i passi da fare per non incappare in spiacevoli situazioni. Prima di tutto però volevo dirvi che dividerò il video in due tronconi. Nella prima parte mi rivolgerò a chi non è tecnico, a chi si trova nella situazione di dover rideterminare un confine della sua proprietà, sua o di un proprio familiare. In questa parte mi rivolgerò a chi non è molto addentro a questi argomenti, a chi non ha dimestichezza e magari non sa come muoversi o a chi rivolgersi. Nella seconda parte affronterò le tematiche più tecniche, cioè le scelte da fare per quanto riguarda la preparazione del rilievo, l'elaborazione e il picchettamento dei vertici di questi confini che dovete rideterminare. Quindi, topografi, nella prima parte vi annoierete un po', mettetevi seduti, state tranquilli, ma è una parte fondamentale per chi, come molti, è la prima volta che ha a che fare con questi argomenti. Ipotizziamo che la situazione o le situazioni siano queste. Avete un terreno di proprietà confinante con un vicino X, ma questo confine non è stato mai identificato con dei termini. Diciamo che per consuetudine avete tacitamente accettato che quel confine è stato sempre presso a poco lì. Oppure i termini c'erano e un tornado li ha portati via. Oppure avete appena acquistato, state per acquistare, avete fatto un preliminare e volete sapere in gergo dove arrivo. Ok, mettetevi comodi, siete nel posto giusto. Tralasciando tutti quei casi dove entra in gioco l'usucapione o situazioni in cui il confine è di fatto quello da moltissimi anni e quindi è accettato da tutte le parti, al di là che esso sia corrispondente o meno con le planimetrie catastali. Mio nonno diceva che il confine era da quell'olmo a quella quercia. Tralasciando insomma tutti quei casi dove è il fattore umano o la consuetudine a determinare un confine, e non dei numeri su una tabella. Andiamo a vedere cosa dovete fare. Primo, importantissimo, parlatene con il vostro confinante. Se state in buoni rapporti ancora, il consiglio è di parlarne della vostra volontà di rideterminare il confine con il vostro vicino, spiegando magari il perché volete farlo e che non volete appropriarvi del suo terreno. Di solito tutti sono spaventati quando si parla di confini. State solo chiedendo in pratica di identificare precisamente la vostra proprietà. E questo determinerà precisamente, almeno in quel tratto, anche il confine della sua proprietà. Se il vicino è comprensivo, magari potete raggiungere quella situazione mitologica dove potete incaricare entrambi lo stesso tecnico e così da abbattere le spese, in pratica dimezzarle. Questa cosa però è come il mostro di Loch Ness. Tutti ne parlano, ma nessuno realmente l'ha mai visto. Secondo, dopo averne pacatamente discusso con il vostro confinante e aver concluso la discussione a colpi di fucile, al grido di fuori dalla mia proprietà, come succede realisticamente in tutti i film americani, recatevi da un tecnico, dal vostro geometra di fiducia, o se non l'avete fatevelo consigliare ad un amico o trovatelo in rete, perché da qui in avanti dovrete affidarvi ad un tecnico, un professionista, il quale valuterà il tipo di lavoro necessario in base alla vostra situazione. Inoltre vi assisterà nelle comunicazioni che dovrete fare verso i vostri confinanti, che dovranno essere informati di questa vostra azione che state intraprendendo. Perché anche se il simpaticone col fucile sapete dove trovarlo e sapete di averglielo detto a parole, è consigliabile comunque fare una comunicazione scritta, qualcosa di ufficiale che attesti l'operazione. Potrebbe essere anche necessaria una ricerca degli intestatari, perché non sempre i proprietari del vicino terreno abitano nelle vicinanze, potrebbero abitare lontano o magari essere degli sconosciuti che abitano all'estero, per esempio. Questa comunicazione è anche per fare in modo che l'altra parte incarichi un proprio tecnico che li assista. Questo perché in molti casi, in quasi tutti, i confini vanno rideterminati in contraddittorio tra le parti. Non è un'operazione unilaterale. Bisogna, insomma, insieme verificare tutte le operazioni così da essere sicuri di aver raggiunto un ottimo risultato, arrivando così alla fine a sottoscrivere tutti insieme un verbale che mette nero su bianco ciò che è stato fatto e le risultanze delle misurazioni. Riassumendo, parlate con il vicino, incaricate un tecnico e così avrete fatto un buon lavoro. Da qui entriamo nella seconda parte, dove affronterò le tematiche più tecniche, quindi i topografi si risveglieranno e se tu, non tecnico, vuoi continuare a guardare, fallo pure, a tuo rischio e pericolo. È un paese libero, dicono.
Il discorso di escludere i casi limite vale anche per questa seconda parte. All'interno di questa seconda parte, i riconfinamenti o le riconfinazioni si possono dividere in due macro insiemi, quelli con le misure e quelli senza misure. Mi spiego meglio. Ci sono alcune linee catastali che sono state generate da dei frazionamenti o dei tipi mappali, che siano essi fatti con pregeo o pre-pregeo. Quelle linee avranno un libretto depositato in catasto che potrete richiedere attraverso il terminale, attraverso l'operatore, o ci sarà un tipo di frazionamento depositato cartaceo sul lucido con delle triangolazioni e degli allineamenti e delle misure scritte sulla parte grafica. Questo è il primo gruppo. Il secondo gruppo invece, o il secondo insieme, sono tutte quelle linee di confine catastali che non sono state generate attraverso delle misure, o meglio, che sono presenti nella mappa d'impianto. Quelle mappe vecchissime che oramai tutti gli uffici provinciali hanno provveduto a rasterizzare, delle quali potete richiedere copia. Perché questa distinzione di confine catastale in due gruppi? Perché per riconfinare si procede in due modi completamente diversi. Vediamo il primo caso, quello cioè dove abbiamo le misure. In questo caso bisogna recuperare in catasto il libretto depositato o la copia del frazionamento cartaceo. Possono esserci più frazionamenti che sono intervenuti nel tempo sulla vostra particella. In quel caso dovrete fare una ricerca dei vari frazionamenti e individuare quello che vi interessa. Per trovare l'elenco dei protocolli dei frazionamenti basta fare una visura storica e le avrete tutte in ordine cronologico. Una volta che avrete il vostro libretto o le vostre misure, tutto quello che dovrete fare è solamente riportare le stesse sul posto e ripicchettare, utilizzando gli stessi punti fiduciari, gli stessi punti di riferimento, gli stessi allineamenti che sono presenti nel libretto che avrete preso. In questo caso il metodo è solo e solamente questo. Le misure depositate sono quelle che fanno fede e preparatevi spesso a spiacevoli sorprese. Il secondo caso, quelle con le mappe di impianto, non avrete delle misure alle quali fare riferimento e quindi dovrete affidarvi alla grafica. Il primo passo da fare è prendere il file della rasterizzazione del foglio che vi interessa e individuare quali sono i fabbricati limitrofi alla vostra zona, limitrofi al vostro confine, e mi raccomando, quelli presenti solo sul vostro foglio, non sui fogli adiacenti, a meno che non ne siate costretti. Questo per avere una maggiore precisione e abbattere di molto l'errore. Individuatene più che potete in studio di questi fabbricati o di questi punti di riferimento, perché poi quando sarete sul posto dovrete verificare quelli che sono utili, cioè quelli che non sono cambiati nel tempo, quelli che sono corrispondenti ancora con la mappa d'impianto. Gli altri ignorateli. Rilevate più spigoli che potete, più punti di riferimento che potete, anche vecchi termini. Aiutatevi anche con la memoria storica del vostro cliente. Una volta che avrete effettuato il rilevo, il mio consiglio è di tornare in studio e lavorarci con calma, seduti, senza fretta, perché questa fase è molto delicata. Cerco sempre di non fare lo splendido elaborando lì sul posto il rilievo con le coordinate, magari anche di fretta, commettendo poi degli errori grossolani. La fase di elaborazione è importantissima e necessita di calma, concentrazione e tante prove. Vediamo come procedere. Per il momento lasciate da parte il rilievo che avete effettuato e concentratevi sulla mappa. Quello che c'è da fare adesso è calibrare la zona della nostra mappa attraverso le coordinate nord e est, che sono formate da quella griglia quadrata che trovate di solito disegnata a matita molto sottile. Questa operazione di calibrare la mappa riduce di molto l'errore dovuto alla distorsione della rasterizzazione della mappa o alla distorsione della mappa originale, che oramai ha diversi decenni. Quasi tutti i software di topografia hanno questa funzione. Sì, lo so che in questo caso qualcuno mi dirà, ma invece bisogna richiedere al catasto di fornire le coordinate ufficiali dei punti perché sono più corrispondenti e hanno una valenza. Sì, tutto vero. Ma so per esperienza che se non avete bisogno di coordinate certificate è meglio che ve le calcolate da soli. Spesso sono molto imprecise e poi mi fido di più di quello che faccio io. Torniamo alla mappa calibrata. Quello che c'è da fare ora è di calcolare tutte le coordinate dei punti che avete rilevato e che avete ritenuto più utili insieme alle coordinate dei vertici del confine che dovete rideterminare. Una volta che avrete l'elenco di tutte le coordinate di tutti i punti che vi sono utili, elaboratele insieme al vostro rilievo, effettuando una rototraslazione, escludendo quei punti che presentano degli scarti molto elevati. Fate diverse prove
E quando ritenete di aver raggiunto un'elaborazione corretta, avete terminato questa fase. Ora non vi rimane altro che tornare in campagna e picchettare i punti che avete appena calcolato. Mantenete la calma mentre volano coltelli da destra a sinistra, come se foste al circo, e redigete un bel verbale con allegato il libretto delle misure dei calcoli che avete appena effettuato. Fatelo firmare, se ci riuscite.